Ciao amici di Bracemi Ancora, in questo video vi portiamo alla scoperta di una steakhouse davvero originale. Siamo all'Aquila in Abruzzo e questo ristorante, pensate, ha più di 48 selezioni di costate differenti. Mai vista una cosa del genere in Italia? E allora mettetevi comodi e gustatevi questo video. Ciao! Oggi mi trovo all'Aquila, sono appena arrivato alla stazione dell'Aquila perché vogliamo farvi conoscere un ristorante che secondo noi merita. Avevo appuntamento con Paola alle 10.30, 44 minuti di attesa. È lei? Sì, è lei! È lei! 46 minuti di ritardo! Ma guarda con che sono venuta però! Questa va piano e fa 5 al litro, dai muoviti! Ma dove trovi? Ma dove trovi ste macchine? È la mia! Mamma mia! Che classe! Ho fatto la sorpresa col maggiolone! Fighissimo! Guarda che bella giornata! Che bella sorpresa! Sono 3 gradi però c'è il sole! E hai pure scappottato! Sì, è bella guatta! Andiamo al ristorante? Come with me for fun in my bucket! Il ristorante si trova in uno dei luoghi più iconici di tutta l'Aquila. La famosa fontana delle 99 cannelle sta proprio di fronte. Paola, dobbiamo entrare qua dentro. Qual è il problema, Michele? Centro su due ruote. Non avevo dubbi. Oh ragazzi, eccola la fontana con le 99 cannelle. E questo dovrebbe essere il ristorante. Eccolo qua. La cucina di Emiliano, sì. Cara Paola, prima di entrare nel ristorante però c'hai una piccola penitenza da scontare. 46 minuti di ritardo sono un po' troppi, quindi ti volevo chiedere una cosa. Io ho una grande curiosità, mi sono sempre chiesto, ma ste 99 cannelle saranno davvero 99? Quindi prima di entrare al ristorante, se vuoi mangiare vai a contare le cannelle. Che però, stanno lì, guarda, stanno a 20 metri, vai. '67, '68, '69, '70, '72, '73, le ho fatto perdere il conto, ricomincia. Momento cultura finito, 99 sulla fiducia perché ha perso il conto, andiamo a mangiare. Siamo venuti qui per farvi conoscere questo ristorante che si chiama La Fuocina di Emiliano. Ragazzi, saltiamo i convenevoli, andiamo dritti al sodo, andiamo proprio al dunque della faccenda. Questa è una parete di 3 metri, 4 metri piena di carne. Beh, abbastanza lungo, no? Non male, come selezione di carne. Lui è Emiliano, il proprietario della baracca, quello che tutte le mattine si alza e riesce a garantirvi quella selezione strepitosa. Emiliano, io ho contato più di 40 selezioni diverse. Sì, 48. 48. Costate. Giustamente tu stavi accanto a una fontana che c'ha 99 cannelle, hai detto non mi posso, diciamo, limitare a fare 5-6 selezioni, no? Giusto? Come ti è venuto in mente di mettere oltre 48 selezioni differenti? Siamo specializzati in costate e quindi... più ne abbiamo, più ne mettiamo. Dimmi un po' che ti è saltato all'occhio. Vabbè, la prima è questa qua, Michele. Fa vedere. Allora, innanzitutto, zitella. Zitella. Zitella tedesca. Zitella tedesca. Zitella dei parchi. Zitella dei parchi. Poi... zitella danese. Sinceramente, mentre le altre, insomma... zitella italiana, no. Michele. scusa. Cioè, siamo solo all'inizio. La devi smettere di fare queste battute sulla zitella, ok? Andiamo in cucina. Permesso. Ci tua pa. Buongiorno. Oh, scommetto che sei un chef, Antonello. Che ci prepari? Prepariamo degli gnocchi con ragù di wagyu. Prepari, io guardo e magno e Paola pure, prepariamo. Ok. A riformula, va. Che okay. Se mangiamo? Allora, io preparo gli gnocchi. Bravo. Oh, così ci piace. Poi prepariamo un pan di spagna. Aridaglie. Poi che fai? Faccio un pan di spagna. Okay. E poi? E poi prepariamo. Aridaglie. Iniziamo dalla fine, perché in questo menù che Emiliano
ha deciso che dobbiamo assaggiare, c'è anche un dolce, il tiramisù alla brace. Però mi diceva lo chef, bisogna iniziare dal tiramisù alla brace perché c'è una procedura un po' più lenta. Dai, ho detto, dai, che famo? Quindi adesso gli inforniamo. Ma sapete perché sto a intigna, insiste su sto verbo, singolare, plurale? Perché l'altra volta uno diciamo, facciamo, diciamo, andiamo, me sono trovato a lavorare io, capito? E non va bene, allora non me ce fregano più. Che sarebbe okay. Questo? Questo è il pan di Spagna. Ah, dove lo metti? Qui. Nel mitologico forno a carbone. E quanto deve stare? 15-18 minuti a forno. Visto che ci ha messo un ingrediente, non so se lo posso dire, molto no. Interessante. Ci ha messo la noce moscata. Antonello, abbiamo fatto un ottimo lavoro, complimenti. Ah, perché molto plurale non va bene, molto plurale non va più bene. Ha fatto, tu che hai fatto? Niente, come sempre. Eh sì, questo c'ha proprio le sembianze del pan di Spagna. Ah, oh, Antonello, pure sul pan di Spagna stiamo andando bene, lo sai? Grazie. Bello il maggiolone, bella la fontanata dei 99 cannelle, bello per carità il pan di Spagna e belli pure i gnocchi. Ma quando si magna? Che se dovremmo mangiare noi altri? Ci mangiamo una bella focaccia al bacio, sì. Cotta sulla griglia. Che sarebbe sta focaccia al bacio? Una focaccia con una salsa all'aglio fatta da noi. Salsa all'aglio? Salsa all'aglio. E se Paola sa la magna rimane zitella, quindi ma la magno solo io, ok? Senti, la focaccia è meglio che te la mangi, fidati, fidati. Perché Michele? Fidati. È arrivato. La focaccia al bacio, eccola qua, ora ce la divoriamo con un po' di prosciuttino. Beh, andiamo a vedere da vicino questa focaccia, che sono molto incuriosito. Io ci metto pure il naso da vicino. Sì. Effettivamente l'odore dell'aglio è molto delicato. Adesso facciamo anche la prova assaggio. Tu quindi mi garantisci che io mangio questa focaccia che ha un odore di aglio, diciamo, molto consistente, e poi non mi puzza il fiato? Sei sicuro? Ecco la prova del bacio, mia. Il bacio non è arrivato, ma nemmeno, diciamo, quell'odore di aglio okay. Che caratterizza molte volte le fiate dopo che si è mangiato l'aglio. Tutto regolare, tranne il bacio, che non c'è stato, però bravo. La cosa bella di questo ristorante è che sono specializzati anche in salumi che generalmente non si trovano da queste parti, culatello, prosciutto prelibato spagnolo, pata negra e mangalica, che è il prosciutto quello del maiale pecora. Questo è un prosciutto affumicato, ragazzi, di ottima fattura e di ottima qualità. È arrivato un piatto sospetto. Alza un po'? No. Alza. Amiche, no. Alza. No, però... Alza. Come al solito. Me li sono fatti portare, Michele, dai. Peperoncini. E mo coi primi. Sono arrivati gli gnocchi al ragù di Wagyu. Piatto per me, piatto per Paola. Tu hai corrotto chef e anche cameriere, secondo me. Ma hanno portato questo. Io non so perché a me mi arriva sempre la porzione più piccola. Allora, questo gnocco, la consistenza è buona, già una masticabilità, però allo stesso tempo non è duro, molto duro, ma questo ragù, ragazzi, è proprio saporito. Lo dovete vedere, ve lo faccio vedere da vicino, questo gnocco è ragù di Wagyu, perché merita. Il ragù di Wagyu è decisamente molto, molto, molto saporito. Ci piace 100 volte, torno in questo posto, 100 volte lo riordino. Mortacci, quanto è buona. No, si sta mangiando il mio piatto. È una cosa pazzesca. Ragazzi, oltre agli gnocchi al ragù di Wagyu, potete qui scegliere pure la genovese. E ora noi vi diciamo com'è. Paola, com'è sta genovese? Allora, questa genovese è diversa dalle solite che sicuramente trovate negli altri ristoranti, perché si sente la nota di fumo, sente che è stata fatta a carbone, dall'A alla Z. Paola, questa non è la tua porzione, ti sei sbagliata. Lo so. È questa la tua porzione. Allora, cara Paola, è arrivato il momento di decidere quali carni mangiare, ci sono 48 referenze là dentro, fai così, scegli te. Ok. Voglio fare uno scontro titanico tra zitelle. Ah, ok. Ti senti, sei nella tua zona di comfort praticamente. Sì. Prima di proseguire noi dobbiamo dire, ma cosa sono queste zitelle? Perché le tue carni, le tue bistecche si chiamano zitelle? E perché vanno dall'età di 30 mesi in su. Sì. Fino a vacca, che non hanno partorito. Quindi tu ai tuoi fornitori hai espressamente detto, portatemi questa tipologia di carne. Sì.
Ok, molto bello, molto interessante, insomma, si caratterizza perché è una cosa che non si trova molto in giro, anzi, una cosa del genere. Tu quindi hai puntato praticamente molte delle tue carni hanno proprio questo indirizzo. Molto curioso, sono molto curioso. Ragazzi, Paolo ha deciso quale carni ci andremo a mangiare. Zitella olanda Interessante. e zitella danese. È interessante pure questa. Emiliano, come funziona? Io mi scelgo la carne, dico voglio quella e poi. Poi noi la prendiamo, portiamo in cucina, la Sì, tagliamo, sì, la riportiamo fuori, sì. facciamo il peso sulla Ci bilancia, piace? la prepariamo, poi la riportiamo al tavolo e facciamo il taglio con assaggio. Vediamo se hai ancora la mano. Quanto pesa? 1,550 kg. Dai, 22 grammi. Ci sei andata vicino. Bene, ragazzi, è arrivato il momento che tutti aspettavate, il confronto tra le nostre bistecche. Allora, questa, ragazzi, è una selezione che viene dall'Olanda. Bella compatta, bella frullatura c'ha questa, già si vede a occhio, ma rezzatura leggera. Leggera, questa c'ha solo un difetto, ragazzi. Sapete qual è? Perché non supera il chilo. Si è fermata a 990 grammi. Ok, però bella. Mentre invece questa è la selezione che arriva dalla Danimarca, la zitella danese. Questa è un po' più marezzata, vero? Quindi c'è un po' più di grassetto. Esatto, e questa, ragazzi, supera il chilo e mezzo. Non male, non male. Allora, sono molto curioso. Molto spesso, quando vi parlano di animali che non hanno mai partorito, si riferiscono alle scottone. Però, se siete dei cacciatori di bistecche, come il nostro ristoratore, potrebbe capitarvi pure che si ricercano animali che non hanno mai partorito, ma che hanno più di 30 mesi. Non è molto comune trovare queste bistecche. Bravo al nostro ristoratore che è riuscito. Bravo Emiliano, complimenti, perché così almeno si caratterizza e si differenzia rispetto a tante steakhouse che ci sono in giro. Caro chef, cottura al sangue, grazie. La bistecca gli arriva al tavolo e il bravo cameriere, ragazzi, ve la sporziona. Ragazzi, guardate questa steakhouse che usano. Tagliano un pezzettino, prendono una forchetta. Prego per Il l'assaggio. cameriere ve la serve perché c'è un assaggio preliminare, un po' come se fosse il vino. La bistecca ci piace anche molto e quindi una volta che avete dato l'ok, ve la mettono sul tavolo. Qualora la bistecca non fosse di vostro gradimento, torna indietro, ne prendete un'altra e non la pagate. Mai vista una cosa del genere. Una cosa è certa, questo locale ha molto molto carattere, ha molta personalità e si contraddistingue. Io inizierei dalla danese. Sì. Cottura rigorosamente al sangue e niente forchette, perché sapete io amo mangiare la carne con le mani in modo primitivo. Abbiamo detto, questa era la meno frullata delle due. Allora, viva la cottura alla brace che regala quell'aroma inconfondibile. Questa zitella danese è succosa il giusto, equilibrata, delicata. Un pizzico di sale, una cottura a mestiere da parte dello chef e vi mangiate una signora bistecca. Perché bistecche del genere sono quelle che ti rimettono in pace con il mondo. Prendi un pezzetto di olandese che era più frullata e meno marezzata, ve lo ricordate? Fai vedere la cottura. Come piace a noi, come piace a noi. Allora, Michele, stranamente, nonostante questa che ho appena assaggiato, quella zitella olandese, sia più frullata, l'altra che è meno frullata è leggermente più morbida. Sarà forse la caratteristica della carne o l'amarezzatura interna. Sono entrambe saporite. Io direi che Olanda batte Danimarca sul sapore, è più saporita. Danimarca batte Olanda sulla morbidezza. Però entrambe, se va a fare la media, sono buone tutte e due. Però sono buone tutte e due, dipende molto anche dallo stato d'animo nel quale vi trovate. Voi però fatevi sempre suggerire dal personale del ristorante che di quella carne sa vita, morte e miracoli. Ragazzi, ovviamente qui i contorni arrivano tutti dal forno a carbone e anche questo merita una menzione, questo aspetto. Mammagna della tela melanzana. Io me magno questo mi volevo dare la melanzana, ma magnatela te la melanzana, portatela a casa. Io Ti ragazzi devo mangi il fare cartellino. la prova con l'osso, osso di Danimarca. Ok. La parte meglio sta sempre qua. È spaziale. Cioè mi mangiare solo questa. C'è un ristorante, ragazzi, che mi chiama e mi dà le ossa che avanzano, io mi mangio solo quelle.
Ragazzi, a patto che non siate alla prima uscita con una bella donna o con un bell'uomo, se potete, azzannatele le ossa delle vostre bistecche, perché sono maledettamente buone e la carne meglio è proprio quella attaccata all'osso. È la classica carne da mortacci quanto è buona. Mica, io me lo so sempre mangiato l'osso, mo non me lo mangio più perché te lo freghi te. Ragazzi, il pranzo qui alla Fuocina di Emiliano è terminato. Personalmente mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto anche concludere con il tiramisù alla brace, che aveva una leggerissima nota affumicata, non l'avevo mai mangiato, molto buono. Comunque questo ristorante per me è promosso, te che dici? Per me anche promossissimo, tra l'altro un menù fatto completamente nel forno a carbone, compreso il dolce, non è facile da trovare. No. Menù molto interessante. Se torni all'Aquila, torni a trovare Emiliano? Come no? Bene, ragazzi, allora questo video termina qua. Il ristorante ve lo abbiamo presentato. Cara Paola, senti, qui le nostre strade si dividono perché io a Roma torno con il treno. Il maggiorone cabrio ci torni te. Sì, ma io la chiudo la cappotta. Ciao! Ma fregato. Va bene, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!